Rubinetti a secco a Montesilvano Marina, Città Sant'Angelo e Silvi Marina nella giornata di domani 22 marzo. Il consorzio acquedottistico è già operativo sulla riparazione dell'adduttrice principale dell'acquedotto Giardino. La sospensione del servizio è prevista dalle ore 8 alle 18. La normalizzazione sull'intera rete avverrà in tarda serata. Noi abbiamo avuto appunto i fondi del PNRR, ai grandi cantieri, agli interventi che facciamo sulle adduttrici, al raddoppio delle adduttrici. Chiaramente i cittadini devono fare la loro parte, noi ci siamo spesi molto per la diffusione delle autoclavi, perché le autoclavi private sincronizzano il bisogno idrico con la disponibilità delle reti. Parte della riparazione e dell'ammodernamento dell'intera rete già in programma grazie ai fondi del PNRR. Circa 10 milioni di euro di lavori sono previsti nel tratto che va da Bussi a Chieti. Altri 5 milioni di euro sono destinati ai 5 chilometri di conduttura all'interno del territorio pescarese. Le guarnizioni che cedono periodicamente sulla struttura di cemento devono essere sostituite. Il tratto che dà maggiori problemi è quello compreso tra Chieti e Pescara e che necessita di un finanziamento di circa 30 milioni di euro. In previsione dell'estate, con le spalle all'inverno poco nevoso, non mancano le raccomandazioni. Non sarà sicuramente l'estate del 2021, ma dobbiamo tenere alta l'attenzione e renderci conto che cambiamenti climatici, riduzione della disponibilità delle sorgenti fanno parte del vocabolario di tutti i giorni. Deve essere la nuova cultura. In questo senso i ragazzi sono molto più attenti degli adulti e stanno portando questa cultura nelle case attraverso le scuole. ACA è molto sensibile alla diffusione della cultura, soprattutto nelle scuole, della cultura del risparmio idrico, del rispetto dell'acqua. Noi abbiamo partecipato anche a una campagna ministeriale perché in particolare il tessuto urbano di Pescara è un tessuto dove 400.000 persone si concentrano e utilizzano i servizi, quindi è un tipo di rete particolarmente stressata e sotto osservazione.